Claudia Gerini, ospite della trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1, parla del compagno Riccardo Sangiuliano. Intervistata dal conduttore Giorgio Lauro, l'attrice si sbottona un po' sulla sua vita privata e ammette: "Sono fidanzata da più di un anno con il cugino di Sangiuliano, l'ex ministro. Io sto bene, è un momento di allegria e serenità." A quel punto il conduttore prende la palla al balzo e chiede cosa ne pensa del famoso graffio che Maria Rosaria Boccia avrebbe provocato all'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Claudia Gerini risponde divertita: "Io non ho mai graffiato nessuno." Spazio poi alla politica. Giorgio Lauro domanda all'attrice di dare i voti ai leader politici, come aveva già fatto in passato. Lo scorso anno aveva dato 8 a Giorgia Meloni, 6,5 al suo governo e 6 a Elly Schlein. La cosa è un po' complicata da riassumere in numeri, spiega a Meloni: "Do ancora 8. Apprezzo il suo percorso politico, è una donna preparata, che ha masticato pane e politica fin da ragazzina e con molti meriti, ma non mi piace chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi." Ma anche per la leader del Partito Democratico il voto non è affatto male. La Schlein ha fatto il suo commento: "D'altra parte sono due donne che portano avanti la loro visione e credono in quello che fanno." Schlein sale a 7. Il voto più basso va al governo nel complesso, Dun 6. Claudia Gerini sul compagno: "Spero di continuare a farlo felice e che lui continui a far felice me." Tornando alle vicende sentimentali di Claudia Gerini, non è la prima volta che l'attrice parla del compagno e della sua storia d'amore. Lo scorso mese, in un'intervista rilasciata al settimanale F, aveva detto di lui: "Dopo 2 anni da single, lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere. È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice e che lui continui a far felice me." Alle donne che dopo aver avuto delusioni in amore ci rinunciano, direi al contrario di insistere fino a che non lo trovano. Bisogna cercare ovunque senza mai smettere. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento così bello, che ci fa stare così bene. Riccardo Sangiuliano in passato è stato sentimentalmente legato all'attrice e showgirl Natalie Caldonazzo. I due hanno avuto una figlia, Mia, nata 19 anni fa. Claudia Gerini ha avuto una vita sentimentale un po' più movimentata. Negli anni 90 è stata legata a Gianni Boncompagni. È stata sposata dal 2002 al 2004 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto la sua primogenita Rosa. Dal 2004 al 2016 è stata legata a Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Dal loro amore è nata una figlia, Linda. Poi una breve relazione con l'imprenditore Simon Clementi e adesso il nuovo amore, Riccardo Sangiuliano. Claudia Gerini è la protagonista di un film giallo dal titolo Il Corpo. Dopo un'estate di passione con il compagno, Claudia Gerini è adesso impegnata in un nuovo progetto. L'attrice è la protagonista del film giallo Il Corpo, diretto da Vincenzo Alfieri e presentato in anteprima al Torino Film Festival. Il corpo di una donna, che ha le sembianze di Claudia Gerini, viene trovato privo di vita. Il caso si alimenta quando il corpo della defunta sparisce dall'obitorio, dopo che era stata richiesta l'autopsia. "Amo i film genere", ha dichiarato Claudia Gerini a Vanity Fair, "il grande pubblico mi ha conosciuto grazie alle commedie. Amo anche il dramma, l'horror e il thriller. Mi piace leggere, vedere e interpretare i gialli, perché la recitazione è più sottile e dilatata, in uno sguardo ci puoi mettere dentro molte sfumature. È bello giocare sull'ambiguità." Sul suo personaggio, Rebecca anticipa: "È un po' una strega cattiva, è una donna di potere che decide tutto, dalla grande teatralità, che vuole sempre stupire e mettere a disagio le persone. Non è mai accomodante, ha una doppia faccia." Il corpo sbarcherà al cinema giovedì 28 novembre.